Si è conclusa di fatto la stagione, si è conclusa la sua esperienza a Ortona, un Ortona che ci ha provato fino alla fine a recuperare lo svantaggio e siete andati vicini. Sì, sì, è stata un'annata dove la società insieme a me abbiamo dovuto rivoluzionare, quindi rimettere su una squadra nuovissima. Nel girone di andata abbiamo avuto qualche difficoltà, però peccato perché abbiamo dimostrato al girone di ritorno che siamo l'unica squadra che ha vinto 8 gare consecutive e 10 risultati utili, però siamo stati un po' sfortunati che alla fine le due punte si sono importunate, Ruiz e Tarquini per quasi 2 mesi. Alla fine ci è venuto a mancare anche Selva Allegra, quindi i play-off li abbiamo fatti un po' con una rosa ridotta, ma da quello che mi sembra la società sia soddisfatta perché per loro l'obiettivo è in 2-3 anni ritornare in eccellenza. La stagione sta finendo, un'altra stagione bussa alle porte, uno della sua esperienza non può restare a spasso, dove la vedremo nel prossimo anno? Beh no, cioè, davano tutti per scontato che io rimanessi a Ortona, anche se devo ammettere fino a 10 giorni fa ero riconfermato, dopo ci sono delle situazioni societarie che stanno sistemando loro. Io comunque saluto con affetto tutta la tifoseria e gli sportivi di Ortona, sono orgoglioso che ho fatto parte di una piazza importante e auguro a loro le migliori fortune. Pronto comunque a rimettersi in gioco? Ma addirittura adesso che ho lasciato anche l'attività primaria sono in gioco, però ci sono tante persone oggi nel calcio, non si va avanti per meritocrazia, si va avanti per chi si propone, eccetera, alcuni. Io non sono uno di quelli che si propone, se qualcuno mi vuole chiamare sono a disposizione.